pitua, pedua, pitu pitua, shiki mi cacci. Oh my long. Ciao a tutti amici di Gastronomia Cucina Mica. Siamo Serena e Katia. Vedete, questo è entusiasmante box, è il box che abbiamo realizzato per i menù estivi. Mare, montagna, picnic e piscina. Un'idea bellissima, provate i nostri menù, seguiteci sui social. A ognuno il suo pasto, ma i migliori scelgano Gastronomia Cucina Mica. Ovviamente. Finito lo spot, sì. Cominciamo con la ricetta di oggi. Bene. La ricetta di oggi è insalata di seppie. Benissimo. Dopo avervi proposto l'insalata di pollo e patate e l'insalata di mare, ci sembrava giusto proporvi una ricetta che magari da fare a casa è un po' più semplice perché in sé ha un ingrediente solo, che appunto è la seppia. La seppiolona gigante. Oltre alla seppia andiamo a aggiungere dei peperoni cotti al forno, tagliati a pezzettini. Questi sono quelli che noi cuociamo arrosto. Le olive nere e il prezzemolo. Abbondante prezzemolo, sapete che noi non facciamo economia sul prezzemolo. La seppia va cotta sostanzialmente come il polipo, però come tempi e come modi. L'unica cosa è che poi nella pulizia è molto più semplice, a parte l'occhio che va eliminato, tutto il resto è parte buona da mettere nell'insalata. Potete tagliare a striscioline più sottili, più spesse, tutto come vi piace, e utilizziamo come condimenti l'olio, l'aceto bianco, il limone e il sale. Esattamente, i soliti condimenti che utilizziamo per le insalate. Ci sono quasi. Ok, io comincio a mettere i peperoni, questo posso mettere così com'è? Sì. Ok, olive nere e prezzemolo. Vuoi già prendere un pezzettino? Sì, certamente. Benissimo, venga, cameraman. Mare sapore di mare. No, era profumo. Guardate il colore, come veramente invitante, è molto veramente facile da realizzare e bella alla vista, questo tricolore elegante. Ok, perfetto, questo è il risultato finito, una ricetta molto semplice ma buonissima che vi consigliamo di provare. Vi ricordiamo che di qua i nostri servizi Ristom, ristorante a casa tua, in cui potete inserire anche l'insalata di seppie. Sono una serie di proposte, tantissime, bellissime e buonissime, per realizzare pranticene, feste di compleanno, quant'altro, a casa vostra attraverso il servizio che noi vi proponiamo. Vi ricordiamo di iscrivervi alla nostra rubrica YouTube Cucina Vista Social. E come dice Katia? Ciao, ciao a te!